Buonasera, allora sono qui che sto aspettando i rettori per andare a cena, la mia ultima cena con i rettori in veste di assessore con delega alla giostra, e in questo pochi minuti fa ho ricevuto un video che mi ha fatto un po' in questi 2 mesi di moscissima campagna elettorale, perché non si è sentito e visto nessuno, veramente sembra che non si voti. È con questo video intitolato "Vi dico per chi non votare" che l'attuale vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini infiamma la campagna elettorale per le amministrative al comune di Arezzo a poche ore dal silenzio elettorale. La pubblicazione risponde, afferma lo stesso Gamurrini, ad un altro video apparso su Facebook dove, in un incontro nel quartiere di Saione, il candidato Fabio Butali farebbe, secondo il vice sindaco, esplicito riferimento alla sua azione amministrativa con pesanti accuse. La fibra è arrivata dopo che è arrivata a San Leo, fatemi la domanda, perché è arrivata a San Leo prima di arrivare a Saione, forse perché c'è qualche amministratore illuminato che ha preferito farla arrivare a casa. Gamurrini risponde nel suo video e usa frasi offensive nei confronti di Butali che noi vi risparmiamo. Candidati presenta qualcosa di concreto, se pensi che abbia fatto qualcosa di scorretto, denunciami, querelami, come farò io la settimana prossima. Butali conferma di non aver fatto il nome di Gamurrini in quell'incontro, sporgerà denuncia invece nei suoi confronti. Nel suo video, quello che posta Gianfrancesco Gamurrini, lei fa un riferimento ma non fa nomi. Ma assolutamente no, io faccio riferimento a una realtà locale, a una frazione che ha visto passare prima di Saione quei lavori, senza voler investire nessuno di responsabilità particolari. Ma lei giuridicamente farà i suoi passi oppure no? Assolutamente sì, giuridicamente ho già fatto i miei passi che si materializzeranno non appena possibile. Purtroppo questa dichiarazione è uscita, non so se casualmente o meno, ad un giorno dal silenzio elettorale, e quindi io mi sono dovuto anche tutelare in maniera abbastanza veloce, appunto perché casualmente è arrivata alle soglie di un obbligatorio silenzio al quale ci dobbiamo attenere tutti. Quello che mi auguro che accada è che vengano prese delle posizioni nette da un'istituzione politica che ancora vede in Gamurrini il suo vice sindaco, e quindi mi posso solamente aspettare una presa di posizione, ripeto, perché comunque, che se ne dica, Gianfrancesco Gamurrini ancora è vice sindaco di questa città.